Ora che siamo riusciti a far partire con successo la nostra applicazione con Fastify e dopo aver verificato che è raggiungibile sulla porta 3000, andiamo sicuramente ad aggiungere, a collegare alla nostra applicazione un database. Il database per lo stack che abbiamo scelto è MongoDB e io andrò a utilizzare un'istanza locale di MongoDB installata direttamente sulla mia macchina, sul mio computer. Per fare lo stesso, basterà andare sulla documentazione ufficiale di MongoDB e cercare il vostro sistema operativo seguendo poi le istruzioni. Una volta effettuati gli step, vi sarà anche spiegato, a seconda del sistema per l'appunto, come fare partire il database. Nel caso di Windows, basterà copiare questa stringa e andarla a incollare nel prompt dei comandi, perché Mongo è installato globalmente, per cui vado a inserire la stringa e in questo momento è stato avviato il database, che si trova in questa posizione, MongoDB 127.0.0.1, quindi localhost 27.0.17. Questo è importantissimo perché costituisce il nostro Mongo URI e ci serve per connettere la nostra applicazione al database. Per effettuare questa connessione ci andiamo a installare Mongoose. Si tratta di un DRM che ci dà a disposizione una serie di metodi che ci semplificano la vita nel dialogare con MongoDB. Quindi per effettuare query, ma anche per fare la vera e propria connessione con la nostra app. Quindi come primo step andiamo ad aprire un'altra finestra del terminale, a installare Mongoose. Non ho dovuto terminare, bloccare l'applicazione perché NodeMon si occupa da solo di rerunnare e una volta installato Mongoose lo andiamo a... quindi, importare e proviamo a effettuare la connessione. Quindi mettiamo un bel try catch, così possiamo gestire l'errore. E per la connessione andiamo a utilizzare per l'appunto Mongoose la sua funzione connect. Connect si aspetta, come dicevo prima, come primo parametro proprio quel Mongo URI che abbiamo visto poc'anzi. Quindi andiamo a installare MongoDB. Abbiamo il localhost, dovrebbe funzionare anche così, 27.0.1.7. 27.0.1.7. E a questo punto andiamo a inserire il nome del database che vorremmo utilizzare. Se non esiste all'interno dell'istanza di Mongo, si tratta di un database nuovo, Mongoose lo andrà a creare per noi nel momento in cui effettueremo la prima operazione, quindi il primo create, il primo fetch, non nel momento della connessione, ma quando effettueremo la prima operazione, Mongoose lo creerà da solo. Andiamo a vedere se tutto run come previsto. Ok, abbiamo il server running e abbiamo però due deprecation warning sul MongoDB. Non ha grossa importanza, andiamo a vedere cosa dicono. Ok, ci sta chiedendo di aggiungere due parametri. Uno è questo use new URL parser, quindi use new URL parser, eccolo qua. E il secondo è use unified topology. Quindi use unified topology, eccolo qua. Perfetto. Perfetto. A questo punto non abbiamo più alcun errore e siamo correttamente connessi con il nostro database.